Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa prima domenica dopo il Natale celebriamo la Santa Famiglia di Nazaret. Il Vangelo ci invita a riflettere sulla esperienza vissuta da Maria, Giuseppe e Gesù mentre crescono insieme come famiglia nell'amore reciproco e nella fiducia in Dio. Di questa fiducia è espressione il rito compiuto da Maria e Giuseppe con l'offerta del figlio Gesù a Dio. Il Vangelo dice: portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come richiedeva la legge mosaica. I genitori di Gesù vanno al Tempio per attestare che il figlio appartiene a Dio e che loro sono i custodi della sua vita e non i proprietari. E questo ci fa riflettere. Tutti i genitori sono custodi della vita del figlio, non proprietari, e devono aiutarlo a crescere, a maturare. Questo gesto sottolinea che soltanto Dio è il Signore della storia individuale e familiare. Tutto ci viene da Lui. Ogni famiglia è chiamata a riconoscere tale primato, custodendo ed educando i figli ad aprirsi a Dio, che è la sorgente stessa della vita. Passa da qui il segreto della giovinezza interiore, testimoniato paradossalmente nel Vangelo da una coppia di anziani, Simeone e Anna. Il vecchio Simeone, in particolare, ispirato dallo Spirito Santo, dice a proposito del bambino Gesù: egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Queste parole profetiche rivelano che Gesù è venuto per far cadere le false immagini che ci facciamo di Dio e anche di noi stessi, per contraddire le sicurezze mondane su cui pretendiamo di appoggiarci, per farci risorgere a un cammino umano e cristiano vero, fondato sui valori del Vangelo. Non c'è situazione familiare che sia preclusa a questo cammino nuovo di rinascita e di resurrezione. E ogni volta che le famiglie, anche quelle ferite e segnate da fragilità, fallimenti e difficoltà, tornano alla fonte dell'esperienza cristiana, si aprono strade nuove di possibilità impensate. L'odierno racconto evangelico riferisce che Maria e Giuseppe, quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva, dice il Vangelo, e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Una grande gioia della famiglia è la crescita dei figli, tutti lo sappiamo. Essi sono destinati a svilupparsi e fortificarsi, ad acquisire sapienza e accogliere la grazia di Dio proprio come è accaduto a Gesù. Egli è veramente uno di noi. Il figlio di Dio si fa bambino, accetta di crescere, di fortificarsi, è pieno di sapienza e la grazia di Dio è sopra di lui. Maria e Giuseppe hanno la gioia di vedere tutto questo nel loro figlio.
E questa è la missione alla quale è orientata la famiglia: creare le condizioni favorevoli per la crescita armonica e piena dei figli, affinché possano vivere una vita buona, degna di Dio e costruttiva per il mondo. E questo è l'augurio che rivolgo a tutte le famiglie oggi, accompagnando con l'invocazione a Maria, Regina della famiglia. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelum nunciante Christi Filii Tui incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza ai fratelli copti ortodossi di Egitto, colpite due giorni fa da due attentati a una chiesa e a un negozio nella periferia del Cairo. Il Signore accolga le anime dei defunti, sostenga i feriti, i familiari e l'intera comunità, e converta il cuore dei violenti. Oggi rivolgo un saluto speciale alle famiglie qui presenti e anche a quelle che partecipano da casa. La Santa Famiglia vi benedica e vi guide nel vostro cammino. Saluto tutti voi, romani e pellegrini, in particolare i gruppi parrocchiali, le associazioni e i giovani. Non dimentichiamoci in questa giornata di ringraziare Dio per l'anno trascorso e per ogni bene ricevuto. E ci farà bene a ognuno di noi prendere un po' di tempo per pensare quante cose buone ho ricevuto dal Signore quest'anno, per ringraziare. E se ci sono delle prove, delle difficoltà, ringraziare anche perché ci ha aiutato a superare quel momento
Oggi è una giornata di ringraziamento. A tutti auguro una buona domenica e una serena fine d'anno. Vi ringrazio ancora dei vostri auguri e delle vostre preghiere. E continuate, per favore, a pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Don Flavio, abbiamo sentito anche quest'ultima parte che un po' riassume tutto quello che noi abbiamo detto, dire grazie anche per le cose e le difficoltà che abbiamo affrontato e che abbiamo superato. Grazie per